La sfida tra Zebre e Toro mette di fronte due club con un'evoluzione storica e caratteristiche societarie molto diverse tra loro, ma ciononostante con forti legami col capoluogo sabaudo. Rappresentavano fin dal primo dopoguerra la contrapposizione di due classi sociali opposte. Da un lato la borghesia cittadina e l'aristocrazia, dall'altra il mondo operaio. Negli ultimi decenni queste differenze si sono attenuate, ma l'intensità e la passione non sono affatto cambiate. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Una breve panoramica dei tifosi sugli spalti, questa non sembra davvero un'amichevole. Beh, è difficile ignorare una rivalità quando è così radicata. È un'amichevole, certo, ma non puoi toglierti dalla mente che faresti comunque felici i tifosi con una vittoria. Avrebbero di che vantarsi con gli avversari per qualche giorno, anche sul posto di lavoro. E ora si fa sul serio, si parte. Bremer prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ora Belotti intercetta il passaggio, pericolo. Chiesa prova a giocarla in profondità. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cristiano Ronaldo, ottimo pallone in profondità. Miracolo di Sirigu. Izzo alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Apertura di gioco sul fronte opposto. Quadrado. La Juventus sta spingendo molto in avanti da subito. Chiesa! Fuori di poco, sfortunati qui. Chiesa ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Sanabria ci mette il fisico e conquista il pallone. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio, certo da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma sicuri in fase di palleggio. Ora Belotti, opportunità di ripartire. Ansaldi e passa. Ansaldi verso il centro. Contrasto molto deciso. Scodella in avanti. Murata prova a prolungare. Cerca di servire il compagno in avanti. Passaggio intercettato. La butta via e fa respirare la difesa. Rabiot. C'è la palla lunga in avanti. Trova il compagno in buona posizione. Occhio al tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Chiellini era ben posizionato e intercettato il pallone. Arthur. Siamo ancora sullo 0-0.
Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Bentancur. Morata. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Miracolo di Sirigu. Salva la sua porta. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ecco il corner. E va a colpire di testa. Ha messo alla prova il portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Chiesa. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Arthur. Morata. Morata. Pallone lungo in verticale. Non poteva fare molto altro. Cristiano Ronaldo. Decidono di giocarla all'indietro. La spinge in avanti. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. La Juventus ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Szczęsny interviene comodamente. Chiesa. Vuole il lancio filtrante. Lungo passaggio in avanti. Vaselli. Bella apertura. Pronto al tiro. Conclusione sul fondo. Prova con la palla lunga. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Ha la possibilità di andare. Tenta la conclusione. E c'è il gol. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Juventus si porta in vantaggio 1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca lo spunto. Ha tentato l'azione personale, non
conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Ansaldi, Baselli, fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Passaggio in avanti. Sbattono ancora contro la difesa. Danilo. Pallone in mezzo. Nessuno raccoglie il traversone. La allontana con forza. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Ora Belotti. Palla a Rincon. Vede l'inserimento del compagno. Sanabria riceve in posizione interessante. Prova con il tocco basso. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Belotti. Mandragora. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Rabiot. Chiesa! Tiro davvero da dimenticare. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione. Con due uomini diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Chiesa. Il Torino ha optato subito per un altro cambio. Va di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastata. La Juventus deve resistere ancora qualche istante. Palla di nuovo verso il centro. Rodriguez. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Sono stati bravi, hanno fatto capire fin dall'inizio di volerla vincere questa gara. In partite come queste la tecnica conta fino ad un certo punto, conta più la determinazione, la personalità, la voglia proprio di vincere, questa squadra l'ha dimostrato. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un grande piacere. Siamo sempre qua.